Ciao, tutti dovremmo esserci, dovremmo essere online. Apriamo l'app per seguire il tutto e controlliamo, andiamo bene, messaggi. Sì, sono gestiti bene, perfetto, siamo online. Ciao a tutti ragazzi, continuiamo con la nostra run su Fallout 4 con la mod Northern Springs, con mod Northern Springs, scusate, mi sono cadute le cuffie. Eccoci qua. Siamo arrivati a Sanatogan. E praticamente io non so tanto cosa fare qua. Sto provando questa mod, però Northern Springs, The Road to Northern Springs, in realtà mi fa seguire tutta una cosa diversa. E come al solito. Vediamo, non me le fa neanche vedere, vabbè, insomma. Vediamo, la togliamo come sempre con le mod. È così, Northern Springs, mappa, niente. Va bene, ok. Ci siamo, lasciamo perdere. Arrivo un po', come dire, ho incontrato varie difficoltà finora con questa mod. Decisamente varie difficoltà, perché non no, muovi indicatore, vari bug, ho avuto vari bug. La mod è fantastica, il posto è fantastico, le cose che ho visto finora sono fatte abbastanza bene, però non sembra avere tanto, non sembra se sia una storia principale da seguire, come è chiaro fino all'inizio, invece ad esempio per le 5 mod fine di mondo, tutto di cui ho fatto un walkthrough tempo dietro, oppure anche solo Far Harbor. Qua no, qua sei totalmente fuori. Sono arrivato qua a North Sprig, vediamo bene, varie Finn Quinton l'ho già trovato, però continua a dirmi Finn Quinton. Vabbè, l'ho trovato, insomma, vabbè. Qua, oltretutto, qua a Sanatoga, il sindaco ha detto che cioè, è scomparsa sua figlia, ma non è partita una quest, non vuole parlare con me. L'unico posto in cui mi è rimasto di andare, oh, scusate, sono io, Godlight, certo, bravo. L'unico posto in cui mi è rimasto da andare in tutta la città, a parte lì dentro, cioè lì dentro sono già stato, a parte alcuni posti in cui non si può entrare, poi altri posti tipo Sanatoga Clean, apri media, Sanatoga Clean, Myers Goodman House richiede la chiave, magari solo tardi. Qua c'è il sindaco, non mi dice nulla. Di nuovo. Salve. Human, I've never seen you around here before. I know everybody's faces. Niente, questo a me si è buggata come all'inizio. Mi si è buggata come all'inizio, dai, non è possibile. Mi si è buggata come quella iniziale che mi aveva incasinato, ho dovuto ricaricare, rifare. Andiamo a vedere qui dentro, dai, magari qua. Andiamo a controllare qua. Ok, sono dentro al. Questo. Apri. C'è un letto dove posso dormire, ma non c'è altro. Un altro letto dove posso dormire. No, nulla. Porta, non c'è niente di che. Quindi questa è una stanza che posso, no, neanche che posso noleggiare, non ha senso il poterle noleggiare perché mi fanno dormire ugualmente, quindi vediamo. Vabbè, andiamo a parlare giù con questa gente. Ecco. Qua,
Dov'è la radio, maledetto? Oh, ecco fatto. Ah, è Resident, hi. Ok. Hello. Queste sono, questa è Pamela. Scusa. Hi. Hi. Huh? Michelle? Ecco, va bene, ho capito, lei è una venditrice. Ha solo... va bene, ok. Sanatoga, riesco a Sanatoga. Niente, non mi fa far nulla. Non mi fa fare nulla. Diciamo che questa mod è decisamente piena di bug. Allora, facciamo una cosa, sediamoci, aspettiamo il giorno dopo. Proviamo. Altrimenti qua, 2.55 del pomeriggio, 12 fanno 2.55 di mattina, più 5, 17. Vediamo se qualcosa si sblocca, oppure riprendo e ci torno, perché potrebbe anche essere che mi si è buggata la quest del sindaco, perché altrimenti io qua non ho nulla da fare. Cioè, la gente mi dice ok, vediamo qua. Ok, il doc, eccolo qua, questo è un doc sicuro, il dottor Moore. Felicia? Merchant non è niente. Marcelio? Non è niente. Oh yeah, resident? Yes. Lei Ashley? E you got a light? Questa è Sofia? Neila. Oh yeah, Panther? Sì? No, decisamente questo mod fa quanto caccare. Apriamo. Mary Goodman House. Vediamo se entrando. Prima era chiusa, ora è mattina. La dovrei trovare. Oh, carina la chiesa del sindaco, eh? Quinto, sta andando su. No, niente, questo qua è... Ok, vediamo, carichiamo. Carichiamo quella di quando sono arrivato. Sanatoga. Qua sono già a Sanatoga. Proviamo. Ma sono fuori ancora. Proviamo. Ehi, ciao Alessio. Sto provando a vedere questa mod, ma questa mod non... sono già dentro però a Sanatogan qua io. E sono già dentro a Sanatogan e non è che sia poi il massimo, eh. Sto provando questa mod che però è piena di bug, secondo me. Ok, vediamo se comunque in questo modo si è... Aspettiamo il giorno dopo. Vediamoti, sono le 5.22, andiamo alle 8.22, dai. Ok, vediamo. Dovrei trovare il coso? No. Il painter? Non c'è, il sindaco qua. Quindi andiamo a fare un altro giro qua. Casa del sindaco? No, clinic no. Goodman House. Vediamo se... Altrimenti partirò ancora da prima. Partirò ancora da prima per vedere se si sblocca. Controlliamo se è qui sopra. Sorry, but I'm currently busy.
Ok, è già una risposta diversa, va bene, aspettiamo un'altra ora. Andiamo fuori, aspettiamo un'altra ora. A me le mod fatte così però nervosiscono parecchio. Sì. Vediamo, 2 ore. Controlliamo. È vero, adesso ti faccio vedere quello che ti dicevo prima riguardo alla fibra balistica per corazzare i vestiti, no? In questo momento qua ho un uniforme militare che di suo mi protegge 90 contro la resistenza ai danni balistici, 95 contro i danni da energia. E mi dà agilità più 2. Ci sono altri vestiti che danno altre perk, che danno dei boost a altre perk, altri special, però li puoi corazzare in questo modo. È molto interessante. Lo ottieni con i railroad questo. Ok, vedi qua. Ok, va bene, alla nostra attenzione. Mia figlia è scomparsa. È una settimana ormai. Tutti quelli che possono avere informazioni, fatemi sapere. Una volta che è stata vista era col suo fidanzato. Mi ha detto di non andare fuori dalla barriera, ma non mi ha ascoltato. 1000 tappi saranno dati a chiunque la troverà. Andiamo a parlare con lui. Si è sbloccata. Perfetto. Ma certamente, sono qua apposta. Yes. La moda è Northern Springs. Alice, lunghi capelli neri, 22 anni, un braccialetto con la parola Love. No. Era di sua madre quando, con 18 anni, gliel'abbiamo dato come regalo. Ok. Alice in Frozenland. Find the whereabouts of Marion Goodman daughter. Ok, allora, vediamo se mi punta qualcosa sulla mappa. Dati. Alice in Frozenland. Non mi dà assolutamente alcuna. Queste sono le cose che mi innervosiscono di queste mod. Va bene. Vediamo se me la ridà. Niente. Non c'è niente, va bene. Ok, un attimo. Dimmi, Davide. Signora, arrivo subito. Un attimo che mio figlio ha bisogno, eh. Un secondo solo.
Ok, rieccomi. Rieccomi. Rimettiamo sulla live scene. Anche perché, mamma mia, quanti dropped frame che ho. Adesso mio figlio si è attaccato anche lui a Fortnite, vediamo. Utilissimo cosa? Ah, c'ho anche un livello, vediamo. Livello. Allora. No hacker. Fanatico di armi, in genere bisognerebbe farlo subito fanatico di armi, io ho aspettato un po' a farlo. Fanatico di armi ai bassi livelli ti dà quasi il 50% in più sui danni che fanno le armi, perché ai bassi livelli è così, quasi ti raddoppia iniziando a modificare tutto, no? Mentre invece come questi ti danno il 10, il primo livello ti dà solo il 10% in più. Però siccome io ho voluto fare una run abbastanza stealth, adesso facciamo così, fanatico di armi, e vediamo come modificarcela al meglio al primo banco che trovo, ok? Ok. Ma poi si sente bene, si vede fluido, non so, dimmi tu adesso. Ok, allora io qua sì, non ho frame persi, va bene, ok. Ok, però io non ho assolutamente, please, io ho capito, ma dove devo andare a cerchiare? Posso dove andare in giro? Sì. Scusa. Ah, va bene, proviamo a uscire dalla città a vedere se in qualche modo il tutto. You got a light? Ah, è andata fuori. Exit Sanatogan, yes. Andiamo fuori da Sanatogan. Vediamo se qui intorno troviamo qualche indizio. Qui intorno, magari qualche corpo, qualcosa. Intorno alla città. Quindi devo girare intorno. Controlliamo che cosa c'è. Secondo me qua c'è un caos sulla rete. C'è anche mio figlio che sta giocando a Fortnite. Siamo rovinati. Guarda come qua. Allora, qua, Quinton Grant. Lui è Mr. Brown. Se non hai mai visto Grey Garden, dovresti farci un salto. Sì, lo so, anch'io. Allora, quel Red Rocket l'ho già visto. Lei sa qualcosa? Alien Radio, segnale trovato, qua c'era. Bel detto, penetrati. Qua non avevo trovato niente prima. Facciamo un giro intorno. Se lavori, mangi. Molto semplice. Vabbè, va bene, grazie. Thanks to the dick. Andiamo, facciamo un giro attorno alle mura di Sanatogan. Diciamo anche. Facciamo una salvataggino veloce. Me lo fa? Non me lo fa neanche. Andiamo a fare un salvataggio reale, va là. Salvataggio, ce lo salviamo qua, perfetto. Io non so cosa c'è qui intorno, eh. Vedo già parecchie cose qui in giro. Oh, e questo cosa sarebbe questo? Una torre radio? Andiamo a vedere lì qua dalla torre radio, così per gradire, eh? Non c'è niente per attivarla? Non c'è niente per attivarla. È una finta torre radio. Ok, va bene. Qui sopra, boh, però lì c'è questa chiesa. Quella. Possiamo andare a fare un giro? No, c'è, eccola qua, richiede la chiave. Relay Tower Terra. Tutto richiede la chiave qui, eh. No, vediamo qua. C'è qualcuno in giro? Siamo un po' vicino alle mura, perché ci sia qualcuno. Vai. Cosa hai notato? Insomma, qui in giro secondo me non c'è niente. Però quella casupola lì, quelle casupole, non è che c'è qualcosa?
Niente, niente di niente. È vero, però c'erano dentro i cosi, i banchi da lavoro. Mi sono dimenticato. Ok, qua niente, non si può neanche entrare, sono finti. Questi sono finti. Va bene, ok. Milton Grant. Non sto vedendo corpi o cose simili. Quindi non c'è niente di che intorno. Va bene. Qua non c'è nessuno. Qui intorno, quindi è una zona safe. Perfetto. Ok. Qua è dove siamo arrivati. Ok, andiamocene dall'altra parte. Andiamocene pure dall'altra parte. Questo è sempre un settler? Mi fa male la schiena. Sì, ho capito, va bene. Ok. Qui c'è questo. Bene, ma tu per caso sei un... sì, ok, ma da dove si entra, dove sei te? Ah, di qua, perfetto, va bene, ok, allora entriamo. Oh, ma sì che sei un mercante tu. Lui è solo il cuoco, va bene, va bene. Questo invece, chi è questo? General Store, Janet Brown. Ok. West Wastelander Pizza, Sanatoga Stew, Rustic Taco. Grandi. Però questo, Sanatoga Stew. Mica male queste cosine, però. Sono tutte introdotte dalle mode. Va bene. E si sente bene, perfetto, grazie. Questa moda è molto particolare, aggiunge un'intera area tipo Far Harbor, in poche parole. Che è poi questa, la cui mappa è poi questa qua, che è un po' più grande di quella di Far Harbor. Però insomma iniziamo a cercare in giro a Sanatogan a vedere... Visto che c'è la distinzione fra Sanatogan che mi mette fuori e Marketplace, Sanatogan Marketplace che mi mette dentro, come Diamond City. C'è tutta una storia per attivare la quest, la possibilità di entrare nella mappa, però una volta dentro non so, we shouldn't stand around too long, you never know what can happen. Grazie Quinto. Hillsgrove University, ok, noi siamo alla Hillsgrove. Qui dentro? Cioè questi li tengono in gabbia? Perfetto, quindi evitiamo di entrare. No, questi qua? Stiamo fuori da qua, voilà. Noi abbiamo scoperto l'università, vuoi non andare a vederla? L'università. Oh. 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 E poi? Questi non si sono accorti di nulla, no? Facciamo bene... Fatemi vedere una cosa qua. Proprio non si vede neanche quel gol là. Ah no, no, si vede. Ok.
sono un pochino di gol qua, eh? Quindi vediamo di pensa poi lui, eh? Ok, vediamo là. No, Quinton. Madonna di gol questa, eh? Ok. Iniziamo a vedere un po' dove cavolo sono tutti questi qua che ho fatto fuori. Questo tappo guanto da forno, tappo radovi orologio d'oro. Iniziamo a controllare qui in giro. Ti pareva che non ci fossero qua? Qua ce n'era uno. 18 in tutto me ne rimangono. Porca miseria. Ho pochissima roba. Cosa posso usare? Armi. Tocca usare la spara e prega. Ho questo. Cos'è questo? No. Tab. Vediamo bene. Armi. Perché non mi facevo usare il fucile a radio? Ok. Ok, va bene. Non è il massimo contro i ghoul. Non è per niente il massimo contro i ghoul questo, eh? Se certo che però se sono a corto di 10 mm è un problema. Ho fatto una rampistola io. Quindi. Ok. Non ce n'era uno. Non ce n'era uno. Secondo me ce n'era uno leggendario, però acqua non bevo. Allora, secondo me ce n'era uno leggendario, però a questo punto, scusami, bene, mappa, vediamo se qua dentro qualcuno mi vende delle 10 mm. Vediamo se qualcuno mi vende delle 10 mm. C'è qualcuno che ha delle 10 mm? Pago per le 10 mm io. Pago per le 10 mm. Ok. Vediamo qua. Oh, marketplace è fuori addirittura. Il market. No, è dentro il marketplace. No, Quinto, no, non ti preoccupare, Quinto. Ok. Allora, lui, tu sei un macellaio, chi è? Che cos'hai tu? Avrei solo carne, immagino tu, eh? Eh sì, ho solo carne, va bene. Tu hai? Ciao. Last time I was in the Commonwealth, this one
Ah, Charskar, quella che hai appena visto tu. Adesso, quella che hai appena visto tu. Ok, tu vediamo. Vabbè, tu sei... Ok, oh. Vediamo bene, munizioni. 10 mm, ce n'è 74, costerebbero 5. Allora, facciamo una cosina simpatica. Mettiamoci il set carisma. Vestiario, allora, occhiali con montatura nera, purple floral dress, ci beviamo una birra e vediamo. Munizioni 4, vabbè, piuttosto che niente, compriamole, dai. 296 tappi. A te cosa ti posso dare? Delle 38 mm? Cioè del calibro 38. Wow, quanti soldi che ha lui, guarda quanti soldi che ha lui. Beh, intanto vediamo questo. Ma lui, per avere così tanti soldi, cos'ha? Che armi ha? Da combattimento, ce l'è da caccia, katana, ce n'è un anch'io di katana, eh? Ce n'ho, mi sembra. Che gli... Ah no, no, mi sa che l'avevo comprata prima di... potente. Ok. Vabbè, accettiamo e usciamo. È un po' di 10 mm. Tu invece sei... Beverages? Hey! Hey! Munizioni, hai delle 10 mm, 15, va bene. R. Aspetta, aspetta bene, aspetta bene. Cosa posso darti io a te? Posso dare combustibile per lanciafiamme? Posso dare... Queste? Posso dare queste? Sì, dai. Bene. Vediamo. R accetta. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro che ha... Non chi è? Mister Andy? Salve! E quindi tu niente altro. Con te ci ho già parlato. Con qua non c'era un'anima. Loro? Wicker's Creek? Ma... You got a light? Ma... Vediamo cosa posso fare. Ora, amico di un abitante della zona. Castello avanzato, mi sa che è già il massimo. Sì, quindi questo niente. Ok, gli ho già preso in giro. Pugnatura comoda. Non mi fa fare quella del tiratore esperto. Caricatore grande. Mi fa fare... No, serve grado 2. Minimo da ricognizione silenziatore, ok. Deliverer è già il massimo. Spare prega. Castello potente, mi sa che è già il massimo. Quindi ok. Taglia gole, benissimo. 50 da cecchina. Vabbè, ho già il 50. Avanzato. Anche lui. Potente, fucile a radio, castello potente. No, due, no, mi servono già cose che anche scienza, quindi niente da fare, quindi per il momento si è messi così. Ok, allora, siccome qua non abbiamo più nulla da fare, qua c'è il boccia, ok, allora accucciamoci e andiamo là. Allora, no, vediamo, vestiario. Sinistra del distruttore, occhiali, forme militare, chiama Leonte, mappa, andiamo qua, sì, vediamo cosa c'è qua, in questa è una zona completamente nuova, non la conosco assolutamente, non conosco niente di questa zona qua.
e soprattutto non so neanche dove andare, non ci sono segnalini per le quest. Comunque vedremo. Ok, quindi questi qua noi li abbiamo già lootati. No, questi qua no, munizioni 5 mm, medaglione d'argento. Ok, qua dove entro io? Però qua da dove si entra? Si può entrare? Presumo di là. Si possa entrare di là. Che cosa ho io? Che arma ho addosso? Sì, va bene, questa qua. Ok, perfetto. Perfetto. Sarà qua l'ingresso, spero. C'è mio figlio che sta facendo un baito, un rumore, sta strillando, però probabilmente si sente anche nella mia live. Non c'è nessuno, ok. Di qua si potrà entrare? Niente. Agnes Grove University, ok, vediamo. Vediamo cosa. Se ci sono ghoul, però questo fucile non è il massimo, eh. Beato lui chi? Allora. No, questo. Ok. Va bene, dai. Bene, c'è ancora qualcosa in giro? Lui. Bene. Finiti? Siete finiti voi? Branco di Vulcan, non siete altro. Ecco, le pistole avrei fatto anche di meglio. Però... sono al dietro. Non c'è un pezzo di Vulcan? Sì, c'era un pezzo di Vulcan. Ok, adesso bisogna scegliere da che parte andare. Munizioni 10 mm grande. Qua. Niente, niente. Vediamo qua. Cosa c'è? Ehi! Cosa, ha sparato? Inavvertitamente? È tutto vuoto. Perfetto, va bene. Ok, facciamo il giro di qua a questo punto. E salviamo, eh. Diamo una salvatina perché qua è tutto pieno di bug. Guarda qua, ho fatto salva, tutto fermo. Oh. Usiamo questo, dai. Perfetto. Vediamo qua. Ah, beato lui mio figlio. Vabbè, insomma. Sta divertendo con i suoi amici. Ma sembra che non ci sia un'anima. Perché ciò mi inquieta? Eh? Perché ciò mi inquieta? Se qua c'è questo, perché non c'è un'anima? Non mi piace tutto ciò. Qui non c'è nulla. Di chi è? Qui neppure. Ok, piatti non me ne frega niente. Eppure qua non c'è niente. Dai, rimettiamoci la pistola, che questa almeno marca i nemici. Qua siamo nella mensa della... praticamente siamo nella mensa dell'università. Quindi... Okay. Ci siamo. C'è un behemoth qua. Va.
vai con il coltellaccio. Ok, perfetto. Siamo andati di coltellaccio e l'abbiamo fatto fuori. Vedi? Siamo, è ora di dare un po' di cose a Quinton, eh? Quinton, Quinton, dove sei Quinton? Commercia. Allora, a te ti diamo. Allora. Questi qua. Culo compensato, culo compensato. Poi ti diamo vestiario, cosa aveva? Questo qua. I miei materiali, diamoti un po' di materiali. Vediamo qua. Allora, non so se ci hai fatto caso, io l'ho, cioè, ho usato il coltello per questo. Questo è una lama dei discepoli. Io ho fatto una build melee, anche se non mi piacciono più di tanto, melee stealth. Avendolo colpito in stealth con armi da mischia, ho tutte le perk giuste per fare questi danni qua. Adesso ti faccio vedere. Ogni colpo fa 91 di danni e più subisce 25 danni aggiuntivi di sanguinamento. Quindi ogni colpo 91. Oddio, un attimo. Rieccomi qua. Mia moglie ha rovesciato un bicchiere d'acqua in mezzo. Gli serviva una mano. Ok, dicevo che ogni colpo fa 91 di danni più 25 di sanguinamento, quindi 116. Poi ho tutti i moltiplicatori per le perk, quindi comunque ho iniziato a fare parecchi danni con un semplice coltello a un behemoth e l'abbiamo tirato giù senza colpo ferire. Ok, perfetto. Però adesso ci tiriamo fuori la mia. Cioè, è quasi overpowered questa qua. La uso solo in situazioni come queste qua, perché non è neanche più divertente a un certo punto una build di questo tipo. Ok, qua abbiamo robot morti. Sì, ok, abbiamo capito, qua dentro c'era il behemoth. Si è mangiato un po' tutto, un po' tutti qua. Che cos'altro c'è?
Sopra lì. Ok. Vediamo qua. Controlliamo. Non è che c'era la moglie qua del Behemoth adesso? Però non riesco a entrare dentro, quindi qua ho tutto questo posto. Qua non c'è nulla, sono solo estetici. Queste sono le cose che mi innervosiscono di queste mod. Ho fatto un'intera run con altre mod molto più belle, cioè sia beh che questo è tutto un posto per nascondersi dal Behemoth, insomma. Ho capito. E qua ci siamo. Ok. Va bene. Salviamo e poi andiamo di là. Salva. Di là che cosa ci sarà? Un coso? Un Deathclaw? Beh, un ghoul ferale. Anche lui. Va bene. Si può fare qua. Ce n'è ben altri. Vabbè, attaccherò lui perché io sono decisamente più stealth di lui. Ce ne dovrebbe essere rimasto uno solo. Questo non c'ha niente. Cioè, si è bloccato tutto e non mi dà niente? Sì, ma questo però, porca miseria, io spreco e non mi danno loot? Questo è un bug. Ok. Qua mi sembra che non ci siano delle gran indizi, eh? Ok, va bene, non mi danno loot, a posto. Me ne farò una ragione, niente loot qui dentro, ma vero, cosa ci sarà mai lì dentro lì? Ok. E niente loot. Va bene, me ne farò una ragione. Niente loot. Ok. Questi? Niente di che. Qua non c'è niente, niente. Ok, qua hanno chiuso la porta. E da dove siamo entrati? Per ora c'è l'interno. Ok, potrei prendere stecca da biliardo, ma chi se ne frega. Comunque questo è lo stile, diciamo, da un certo punto di vista dei cosi, no? Dei due DLC grossi, che sono Far Harbor e Nuka World. Nel senso, sulla mappa ti compare il posto in cui tu fai il viaggio veloce lì ed entri nella mappa dei DLC. Qua ce l'hai e puoi ritornare al Commonwealth in questo modo qua e torni nel Commonwealth. Però vabbè, insomma, poi DLC fatto un po' meglio, questo qua fa un po' schifotto, eh? Come... vabbè, salviamo. Salva. Ok, End of University.
ancora. Allora. Ma la gamba, dai. Ce n'è un altro, no? Vai. L'altro? Ok. Ok, anche sprecato. Oh, si può andare su anche qua di qua. Eh? Attenzione. Fermi tutti lì. Ok. E non mi danno loot, porca miseria. Non mi danno loot. Guarda che roba. È un bug questo. È un bug. È un bug. Ok. Non me ne sono rimaste 20 in tutto, eh. Devo usare l'altro. Perfetto. Va bene. Dati. Inventario. Fucile a radio, però questo dà anche danni da radiazione, quindi li curo. Cioè, non è il massimo, eh. I ghoul li curo. A questo punto è meglio persino l'autorità virtuosa. No. No, non ce l'ho. Spare prega, taglio gole, meno plasma. Non ho portato nessun laser. Ah, non ho portato armi ad energia. Va bene, allora usiamo la spare prega. Ok. Beh, guarda. Cioè, io ho capito, però mi innervosisce che ci sia. Cioè. Avevo letto che era rudimentale, come. Però non pensavo così. Cioè, bug. Mi inquietano tutti questi bug ora. Qui dentro dove si va? Apri base. Apriamo subito. Fantastico. Quinto mi ha nuovo. Ah beh, ma allora potevo anche. Vabbè. Psycho Jet. Psycho. Ottimo direi. Questo. Apri base. Aspetta benché. Prima di aprire usiamo il terminale. Comandi del Protector. Vai. Seleziona modalità personalità. Diciamo assistente tutore della legge, che è molto aggressive. Perfetto. E poi andiamo con attiva unità. Andiamo. Ehi. Ok, infatti si andava da questa parte, ok. Ora bisogna andare a vedere su, quindi ci siamo. Quindi qua si poteva avere il Protectron che ti dava una mano. Poi anche di qua, dov'è che si va di qua? Dove? Siamo arrivati prima, quindi. Ok, perfetto. Saliamo. Andiamo a vedere su cosa c'è. Vediamo un salvatino, va prima. Salva. Però non sto trovando indizi della. Non sto trovando indizi della. Della figlia del sindaco. Ok, questo leggendario ora mi dà.
Bene, fate pure voi, dai. Fate voi, fate. Leva per ruote, vai. Ma non me ne frega niente. Ok, questo, niente. Questo, tappo, oliatore. Cos'è, si è sbloccato tutto? Se io adesso vado giù, che cosa capita? Inizio la ricerca, perfetto. Vai, vai, fai tutto. Lasciamo ben fare a lui. Bravo, bravissimo. Ok, questo, questo. Ora se vado qui giù qua, me li ha risbloccati? No, questi sono buggati. Va bene, ok. Ok, qua abbiamo fatto un bel disastro, ragazzi. Qua ce n'è uno. Ora si potrebbe andare fino lì su. Ci sono anche porte qua. Ok, facciamo un pezzettino per volta. Qua, classroom. Ma sono gli scolari questi. Su, bravi, state là, state là. Su, il bello è quando spari per terra e si cripplano le gambe. Vai, è pieno qua. Ok. Ok. Dov'è? Ce n'è un altro qui? È pieno qua, è pieno di ghoul. Sono tutti gli studenti, ragazzi, stiamo facendo fuori gli studenti qua. Guarda che roba. Questo non c'è niente di che. Ok, non abbiamo trovato nessun tipo di... Non abbiamo trovato nessun tipo di... indizio, né niente finora. Ok, va bene, andiamo dentro. Ok, andiamo a vedere qua, pieno di roba qua. Ok, questo buono. Sì, lo so che ce n'è uno ancora vivo, ma adesso lo facciamo fuori in questo modo. Bene. Beh, perché non me lo fa? Altro bug? Ok. Menta e arancia sono buone, molto molto buone. Statuetta furtività. Perfetto, direi. Ma ottimo, ragazzi. Ma ottimo. Non avrei mai detto. Sono le statuette pure qua. Va bene, ok. Addirittura è più difficile individuarmi ora. E qua dove si va? Ma come si è malmessi qua? Li ho richiamati tutti prima? Va bene. Ok. Ciao grosso Ruth. Bug, questo è un bug, ragazzi, questo è un bug, porca miseria. Queste mod non mi convincono per niente, cioè, questa mod, questa, per la precisione, non ha introdotto parecchi bug questa mod, quindi
Occhio. Non è che qua alla cattedra ci sia qualcos'altro. Prima mi ha appena dato una statuetta furtività. Già questo in una mod mi innervosisce anche di parecchio. Guardi, vediamo. Comunque, abbiamo fatto un livello. Ok. No, mettiamo questa qua. Mettiamo questa. Chi ha la spara e prega? Ok. E qua abbiamo fatto uno dei posti. Vediamo qua, sarà piena di gru pure qua. No, questi sono i bagni, perfetto. Questi sono i bagni, vediamo. Minimo nell'ultimo ci sarà un ghoul dentro. Bloccato lì. Ok. Prendiamo qua e prendiamo qua. Quindi anche di là ci dovrebbe essere un bagno sotto. In teoria, se è simmetrico, e qua su non ci dovrebbe essere nulla. Sì, vedi? Minimo. È che faccio pochi danni con le armi automatiche, ma non ho tanti colpi per la 10 mm che sto portando avanti il pistolero, quindi vabbè. Ok, controlliamo. Allora, se tanto mi dà tanto, anche di là ci dovrebbe essere una toilette qui sotto, no? E invece non c'è. Però c'è questa porta qua. Che cos'è questa porta qua? Ardua, vediamo. Vediamo così. Perfetto. Ok, ho capito. A Quinton piace. Quinton piace quando scassiniamo. No, non c'è niente in pratica. Oh, il braccialetto di Alice. Ok. And tell him the new Alice Notes. Alice Notes. Mi ha tradito. Mi ha promesso che mi avrebbe portato fuori da Northern Spring. Ora sono intrappolato in questo gabinetto con milioni di ghoul fuori che vogliono divorarmi. Sono spaventata. Been to death. Penso sto sanguinando. My wounds non lo so, non mi ricordo. Ma penso che sto sanguinando a morte. Per favore, se qualcuno legge questo, dica ai miei parenti che li amo. Ojo. Da dove saltano fuori questi che non c'erano un attimo fa? Non c'erano mica questi un attimo fa, eh? Ma così vi cripplo le gambe, quindi un vassago. Cazzo, è un vassago, non gli sto facendo niente al vassago qua. Ok, cos'è un vassago? È un qualcosa di profondamente fetente. Ok, poveri studenti, vero? Ma povero anche me con sto coso qua. Ok.
Allora, apriamolo qua e vediamo di giocarcela un pelino meglio. No? A cosa è? A cosa potrà mai essere sensibile il Vassago? Allora, notes e, e bracelet. Allora, ok. No, mi sto facendo male io da sola. Ok, fermi tutti. Allora, bestiario, provviste, psychojet. Qualsiasi cosa sia, gli ho cripplato le gambe, ragazzi. Ma non gli sto facendo praticamente niente, guarda che roba. Qualsiasi cosa sia un Vassago. Eh? Ci siamo? Avete rotto le scatole, eh? Questi... Benissimo. Dov'è Quinton? Che non c'è mai quando serve? Nano filamenti, più carisma e intelligenza. Ok, ci siamo. Dov'è l'altro? Che è... Mono! Jet. Questo li ritira su, ragazzi. Ok, ci siamo? Ce n'è altri? No, perfetto, va bene. Stecca da biliardo, ok, cucchiaio. Cazzo ha questo Vassago che secondo me mi... Vassago, tappo, orologio, macchina nuova, niente, non c'aveva niente. Sto coso qua, niente non aveva. Ok. Vediamo. Passola. Ok. Apri vuoto. Però è vuoto. Se è vuoto perché? Perché? È vero. Perché mai? Se è vuoto. No, da questa parte. Beh, anch'io. È vuoto. Ok, terminale, benissimo, il terminale di Sullivan. Allora, controlliamo, eh. Togliamo. Controlliamo qua. Questa, sì. Ci siamo, no, qua non c'è nulla, qui in fondo non ci dovrebbe essere nulla. Qua non c'è niente, qua ce n'è una, sì. Quest'altra, è vero, quest'altra. Questa. Poi controlliamo come togliere tutte le... eccolo qua, che non me ne ero accorto così lontana. Queste me ne accorgo, ma quelle molto lontane no, anche di questo me ne ero accorto. Controlliamo. Vabbè, cioè, quattro tentativi o due parole. Ci siamo. Ok. Professor James Sullivan. Nel 2077, chiaramente, il 9, cioè il 6, il 17 di settembre, l'8 di ottobre, il 23 di ottobre. Log, lot of students. My dog had to be to put down the bisc, an infection. Quindi qua c'è... Vabbè. Hanno dovuto sopprimere il cane, l'invasione cinese, se sono tutto quello. Allora, worst have been put out that. In caso di che qualcosa capitasse, sono
Cioè, noi ci dobbiamo andare nel volo 132. Quindi c'è un volo qua. I received a letter in the mail today from the company Voltech. Bubblehead. Che era in quell'altra là. Ok. 10-23, cioè il 23 ottobre. Dovete, cioè, saremo evacuati immediatamente e diretti al volo 132. Ok. We don't love that. Ok. Però insomma, siamo arrivati qua, abbiamo fatto 30. Poi che non facciamo 31. Questo era un vassago. Vassago sono molto duri, ragazzi. Me ne sono accorto, che sono duri. Perché non me lo toglie? Ok, benissimo. Avremmo tutta l'altra parte da esplorare noi, eh? Siamo arrivati qua, vuoi che non lo facciamo? Vuoi non farlo? Qua c'è un'altra, qua c'hanno altre due aule e qua sopra posti, ma qua c'è un'altra classroom con nessuno. Ok. C'è niente nella scrivania, matita. Speravo io. Un'altra statuetta. Ognuno aveva il suo computer comunque. Qua, un laboratorio di informatica. Non c'è niente qua. Non c'è niente? Niente di che. Va bene. Ok, tavoli. Altri bagni, forse i bagni delle ragazze qua. Questo non c'è nulla, nulla di che. E molto probabilmente qua. Noi arrivavamo da là. Siamo arrivati qua, quindi. Qua non c'è nulla. Questa è una classe. Ripliamogli le gambe. Ok, fantastici, fantastici. Ce n'è ancora? Ce n'è ancora? No, non voglio questo. Ce n'è altri? Beh, questi li facciamo fuori a coltellate, quindi. Però questi non mi danno niente, i maledetti. Grosso bug questo. Ma questo, però il leggendario che non mi dà niente mi inquieta. Oh. È un bug, questo è un bug, ragazzi. Ok, va bene, cioè. Mi può anche stare bene, però, insomma. Mi innervosisce tutto ciò qua, alla lavagna, una super lavagna. Questa è un'aula universitaria, proprio come uno se l'aspetta. Ne ho consumate di 40, di 45. Ok, qua sopra. Dov'è? Dov'è? Vediamo qua. Putrido leggendario, vai con qualche. Oh! Melì è sempre Melì con queste cose.
Ammazza Ghoul, grande, adesso me la dà. E andiamo a vedere su. Non c'è niente. Mi aspettavo un po' di più da un posto in cui c'era un luminescente putrido leggendario, bada lì. Ok, va bene. Abbiamo ancora due posti dove andare a vedere. Qui dietro, che non sappiamo cosa c'è. Winton Grant? Vai. Vai tu, Quinton. Ora non c'è nessuno. Va bene, vediamo. Steampack. Non c'è nulla. Non c'è nulla qua. Non c'è niente. 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 Perfetto. Ma come vi sembra finora questa mod? Io non mi convince poi più di tanto, eh? Essere proprio sinceri. Abbiamo una salvatina. Salva. Hildrove University. Dai, vai te. Psst. Laggiù. Vai, vacci tu. Quanti sono? Beh, strano che non ci riesca. Non ci riesco, guarda che roba. Non si muovono più? Allora, vediamo. Bestiario, armi, Molotov. E un'altra. E un'altra ancora. Vai su, che siete in tanti lì dentro. Vedi mo. Si consumano piano piano questi, eh. E vai anche te, via. Oh. E non mi dà niente, non mi dà niente. Guarda, mi radio e non mi dà niente, sti maledetti. Sti maledetti, cosa c'era qui dentro? Anche tu c'eri, bravo. Niente, andiamo qua. Niente. Spreco risorse e non mi dà niente. Queste cose mi fanno innervosire, dei bug. Non ha senso così. Non ha proprio senso. Ok, un'altra aula. Quindi non hanno fatto in tempo a arrivare. Abbiamo fatto il giro. Dovremmo aver fatto il giro. Perfetto. Adesso ce ne torniamo giù. Ce ne torniamo dal sindaco, ragazzi.
Ce ne torniamo dal sindaco. Beh, esattamente dove siamo saliti. Sì, esatto. Va bene. No, qua era dove c'era il Behemoth, però. Se non sbaglio. Ah no, beh sì, si esce di qua. Sì. Qua è dove c'era il Behemoth. Quindi sono dalla parte opposta dove dovevo andare, quindi di qua era qua il Behemoth. È già scomparso? Va bene. Ah, mi sta prendendo in giro. Ok, salviamo. Salva. Isgrove University, salviamo. Ci armiamo con una pistolina. Devo tornare nel Convel a fare scorta di preti alle 10 mm però. Benissimo. Tanto ridendo e scherzando è quasi un'ora e mezza che sto giocando. Non avrei mai detto. Oh signor. Ok, andiamo allora. Mappa. Ce ne andiamo al mercato di Saratoga. Saratoga Marketplace. E lui, vai. Andiamo al mercato di Saratoga. Perfetto. Veniamo di consegnare la missione al sindaco. Purtroppo gli dovremmo dire che sua figlia se n'è andata. E vediamo se lui ci dà qualcos'altro. Magari ci dà la chiave di quella casa. Magari quella playroom ci viene data dopo che abbiamo fatto questa quest. Ok. Allora, dov'è il sindaco? Andiamo a parlare col sindaco. Ma mia che laggate qui dentro. Guarda che roba. Secondo me è a letto che dorme. Quindi, panchina. Ti aspetta. Alle 2. Con 6 ore dovrebbero arrivare alle 8. Diciamo 7, così siamo alle 9, siamo sicuri. Ok. It's freaking cold today. Grazie. Il sindaco dov'è? Sarà a casa sua, immagino. Lui non è il sindaco, no? Wicker's Creek, ho capito, me l'hai già detto altre volte, quindi. No, The Streetway Crown, Saratoga Clinic, no. Meyer Goodman House. Andiamo bene a parlare con lui. Sempre se non si bugga ancora, eh. Sempre se non si bugga ancora. Welcome back. Any news? What did you find? Truth. Yeah. Lascia. Non è voice acted. She didn't make it. She did with anywhere. She died with anywhere. The ghoul got her. Vabbè, insomma. Non è voice acted in questa cosa. Ecco il suo braccialetto. Le mie peggiori paure sono entrate vere. Mi sento così colpevole. Ok, non so come dirlo alla moglie. La chiave. Sei guadagnata il diritto di stare qua a Sanatoga. Alice in Frozenland, ok. Va bene. Ma c'è anche su, c'è? Andiamo ben a vedere su. Apri. Oh, una ghoul, sua moglie. Ciao.
Questo se l'avessi saputo prima avrebbe cambiato varie cose, secondo me. Vabbè, questo qua sarà il bagno. Ok, va bene. Salve. Ok, Norma Goodman. Quindi lui... sua moglie è una ghoul. Ok. Va bene. Questo qua? Major Tenners, no. No, assolutamente. Non prendiamo niente di queste cose. Assolutamente. Assolutamente. Sanatorium. E vediamo com'è la nostra casa. Vabbè, ci siamo guadagnati una playroom qua a Sanatorium. Mi dovrebbe essere questa, for rent. Dovrebbe, basta. Basta for rent, togliamolo. Ok, direi che adesso, allora, che abbiamo un'intera... Quindi è come la playroom in cosa? È come la playroom in come si chiama, frigo? A Diamond City. Ok. Vediamo qua. Sì, direi che ci siamo. NS Home Terminal. Locks. Your own person start terminal for North Springs. Fags one. There. Declan meat sold. Bounties for Pete Cooper. Books found. Toys found. Rider bosses killed. There. Non ho fatto niente ancora. L'ho appena sfiorato. Va bene, ok. Andiamo qua se riusciamo a fare qualcosa, almeno metterci un po' di luce, eh? Questa? No. Dai, fammi. Però non ho la possibilità di fare banchi io qua, perché per il momento. Ok. R. T. Deposita tutti i materiali. Ok. Ok, andiamo, elettricità, luci, questa, una semplice luce, me la fa mettere una semplice luce per vederci un pochino meglio? Beh, non c'è l'elettricità, o non è... Questa è bella. Vediamo qua. Cosa posso scrappare qua? Questo non posso toglierlo, neanche questo. Va bene. Voglio costruire un traliccio energetico, voglio prendere questo e spostarlo là più vicino. Ok, allora, connettori, questo, mi serve rame, va bene. Tu non hai? Ehi. Commercia, vediamo cos'ha. Materiali. Qua R T. Niente rame e ceramica mi mancano. Va bene, va bene. Vabbè, comunque porterò qua delle risorse da Sanctuary, che a Sanctuary sono pieno, eh.
cosa mi sta combinando? Cosa mi sta combinando? Perché mi ha fatto così? Oh signor, dropped frame, sono pieno di dropped frame. Va bene. Ok, andiamocene su. Però qua ci metterò un pavimentino qua. Però potrei addirittura togliere questo, no? Questo qua? No, 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 assolutamente. Ho della granchia arte qua. Ma... questo si può togliere. Questo sicuro si può togliere. Ok, va bene, questo qua non riesco a toglierlo, quindi ciccia. Ma tipo ad esempio io qua potrei fargli un pavimento. No, scusa. No, strutture. Ah, posso far molte, posso far poche cose io qua. Ok, letti. Sì, posso farlo. Va bene, allora portiamocelo giù. E questo ce lo facciamo dov'è? Ok, questo ce lo mettiamo dove? Aspetta un attimo, eh. Qua. No. R. Questi non posso toglierli, perfetto. Quindi questo qua lo posso mettere. Qua. Non mi deve disturbare quando vado a bere. Ok, perfetto. Quindi io arrivo qua, dormo. Qua non posso bere. Perfetto, allora qua però ho qualcosa in cui mettere. Vabbè, vabbè, comunque mi procurerò dei materiali. Per il momento mettiamo tutto nel frigo. Ehi. Tipo commercial. Tutta questa roba qua. Vestiario. Questo. Tutta questa roba qua che andrò a vendere e mi prenderò dei materiali. Quindi per il momento R. Allora, mettiamo. Questo. Questo, questo, questo no, questo, 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 fucile da caccia, fucile da combattimento, no, fucile da caccia anche lui, no, X, vediamo bene,